Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mentre tutti noi stiamo aspettando che i server vengano rimessi online, lo Xuderino insieme ai suoi amici in chat durante la live recupera insieme anche ai suoi informatori il Fabione, si sta aggiungendo anche il Michele Litto, dei file allucinogeni per quello che sembrerebbe riguardare il mega aggiornamento. Boom! Niente, non si può. Mani, 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 mani. Giala, giala, yo. Giala, giala. Blin, blin, so che giala. E ne fochi son, giala. Blin, blin. Attenzione, ragazzi. Il mega aggiornamento che riguarda la patch 5.10 di Fortnite. Sembra che sia veramente roba grossa, ragazzi. Sembra che la patch introdurrà una nuova area di gioco, introdurrà forse gli scambi e ci saranno, ragazzi, anche delle cose che non vedremo in questa patch, ma che sono state inserite. Quindi, ragazzi, gambe in spalla, mani in tasca, state pronti che andiamo a vedere subito. 3, 2, 1, sgualembro! Guardala qua! Prot! Ragazzi, questa è, come potete vedere, la nuova area di gioco che prenderà, sembra, il posto di rapide rischiose, ragazzi. Incredibile, incredibile come andiamo a vedere in questa mappa. Cambia completamente tutto, ragazzi. Non c'è più rapide rischiose, non ci sono più le macchine ribaltate, non c'è più il cratere. Ma ragazzi, facciamoci un bello zoom. C'è una base incredibile, ragazzi, tanta tanta roba. Non sappiamo, ragazzi, se con precisione questa nuova area di gioco arriverà con la patch 5.10 che appunto stiamo tutti aspettando, però sono file recuperati, ragazzi, quindi la possiamo un attimo vedere. Chiedo scusa ovviamente per la qualità, meglio di così non potevamo ottenere. No, oddio, che schifo, che schifo. Aspetta un momento, mi sono sputato addosso. Che schifo. Ho messo la mano sulla tasca, c'era del muco. Un momento. Che schifo. Beh. Ma non si capisce. Dai. Che sta pezza, Samuele Sorrenti. Ma che, ho messo la mano, era umido. Che cacchio. Andiamo, grazie Samuele Sorrenti. Andiamo a vedere, ragazzi. Là in alto c'è un capannone gigante, ragazzi, e c'è di nuovo, però sembrerebbe il capannone laterale quello che racchiudeva le doppie ceste, ragazzi. Notiamo anche di nuovo la casetta qui e sembrerebbe che in realtà il maxi schermo, errore mio, ci sia. Mi viene in mente una cosa, ragazzi, scusate. Secondo me, ragazzi, rapide rischiose verrà messo a posto. Sto guardando la mappa insieme a voi per la prima volta, la location insieme a voi per la prima volta, e ragazzi, questo sembra l'ingresso di un cinema, quello lì in alto. Questo sembra il baracchino, e se andiamo a vedere bene, ragazzi, sembrano i parcheggi e quelle sembrano tante macchine. Secondo me sistemano il cinema, ragazzi. Secondo me invece non è un accampamento militare. Secondo me, perché questo, quello, non quest'albero, ma quello che vedete lì, raga, adesso qua è finita la webcam, è il maxi schermo, raga. Secondo me lo sistemano, quindi andremo a vederlo. Samuele Sorrenti ha dovuto fare il criminale come sempre, ragazzi. Sembra che il cinema sia risistemato e avrebbe senso mantenere rapide rischiose ma dargli un refresh. E ne fochi son gialle, non è mica finita, ragazzi. È un cinema, ragazzi, è un cinema sicuramente. Andiamo avanti, ragazzi. Prot! Questi invece sono i soliti. Giuda, ma porco Giuda, ma ogni video che fai mi fai vedere il codice. Sì! Ragazzi, guardate, guardate, ragazzi. Guardate che roba. Avremo, come vedete, in questi codici, dei nuovi sound del bus. Ragazzi, come vedete, la seconda riga ci dice Athena Bus Music B-Day.
loop.wasset, praticamente ragazzi, wasset sono ragazzi dei nuovi file audio che il bus otterrà solo nell'evento del compleanno, perché vediamo là in alto qua B-Day, ragazzi, vuol dire birthday, è un'abbreviazione, quindi Music B-Day e Music Lobby vuol dire che avremo delle cose nuove. Andando avanti ragazzi, un'altra nuova cosa recuperata dentro il codice. Dai, chi è che lo vede? Sembrano le parole crociate, quelle che devi ricerchiare le parole. Ragazzi, lo vedete bene sopra di me? Guardate qua in alto ragazzi. Eh sì ragazzi, eh sì, farà il grande ritorno su Fortnite dopo quasi un anno di assenza ragazzi. Crossbow, la balestra, torna su Fortnite ragazzi. Chi se la ricorda, ricorderà anche quanto era ignorante la balestra ragazzi, perché se andiamo a leggere si chiamerà in realtà, no qui ma lì, Explosive Crossbow ragazzi, balestra esplosiva, dardi esplosivi. Abbiamo anche una descrizione: shots an arrow with an explosive tip, your enemy's worst nightmare. Spara un dardo da una balestra esplosivo, sarai il peggiore incubo dei tuoi nemici. Vi ricordo, per chi non l'ha mai provata, che la balestra era una delle armi più OP del gioco una volta che si imparava ad usarla. Uno, perché era praticamente silenziosissima, quindi era molto più silenziosa di un cecchino, e se quando ci sparano con il cecchino, bene o male con le cuffie, sappiamo da dove sparano, con la balestra ragazzi no. E aveva al primo periodo addirittura munizioni illimitate, poi le avevano invece calibrate dando appunto delle frecce in giro come se fossero dei proiettili. Credo che possiamo chiudere ragazzi con l'ultima immagine, che è appunto quello che ci ricorda che c'è il crossbow ragazzi, quindi la nuova balestra, lo vediamo proprio dentro i file di gioco di Fortnite, e quindi ragazzi direi che ne abbiamo veramente viste abbastanza. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, seguiremo l'update insieme in live, vi mando un abbraccione, iscrivetevi al canale per diventare degli xiuderini, e ragazzi attenzione, grande novità, se volete continuare a seguirmi su Clash Royale farò e comincerò tra oggi e domani a pubblicare dei video molto particolari sul mio profilo Instagram, vi invito ad andare a vederlo, il link in descrizione. Noi ci vediamo in live! Ciao!